Piera fa spesso volontariato e assistenza a persone malate di Alzheimer. È molto sensibile a questo genere di problema, anche perché suo zio da anni ne è affetto. Oggi lo va a trovare per sincerarsi delle sue condizioni. Zia, ci sei? Come sta? Io sono arrivata. C'ha? Che c'ha la febbre? Zia, come sta? La medicenza. E faccio. Lui era gruista, uno dei più in gamba gruisti, digli allo zio. Faceva gruisti, faceva lo scavatoio, tutto faceva. Prima il fabbro ferraio, giovane. E poi? Quando Carlo Checco ci dava 500 lire al mese. Lui faceva il guista e costruivano il pontile per l'attacco delle navi per scaricare il petrolio. E una ditta del nord effettivamente lo pagava normalmente, secondo contratto. Zio, come mi chiamo? Come? Dillo giusto, Piera, come mi chiamo? Tu capisci Piera, non lo conosci. A me sono un amico forse. Io dico come se io, tapace, tapace. Non conosce più, quindi pensa che il figlio è suo padre. Però l'unico punto di riferimento è lei, la moglie. No, mi chiama Lina, ma però non sono sua moglie. C'è una a cui si deve riferire. Ci sono un 5 minuti totale di conoscenza lucida, un 5 minuti durante tutta la giornata. Poi quando viene cambiato si sente aggredito, per cui risponde con uguale, vabbè, con una reazione uguale. Quando alza il tono della voce lui pure. Sì. Quando alza il tono lui cerca di... Come?